Ciao Gianluca, grazie, grazie intanto. Il trombone è uno strumento spesso defilato rispetto alla linea del fronte. Tu però hai certamente contribuito a portarlo in evidenza. Com'è che è diventato il tuo strumento di elezione? Ho sentito che la tua famiglia è una famiglia di musicisti e avevi molte scelte a disposizione. Sì, è diventato lo strumento principale per me grazie all'applicazione e allo studio. E il trombone necessita di studio e di tanto tempo messo a disposizione, perché comunque uno degli strumenti più ostici che ci siano in circolazione tra i vari strumenti. È uno strumento che storicamente è stato sempre relegato a ruoli minori. Infatti, se noi pensiamo alla tromba o al sax, possiamo immaginare tantissime persone o tantissime, possiamo avere l'immagine di un musicista su un ponte qualsiasi, magari leggermente depresso, ecco. Però se pensiamo al trombone ci vengono un po' di dubbi su questo, nel riconoscerlo attraverso un'immagine o un qualcosa. E quali sono i musicisti del passato, eventualmente anche trombonisti, che hanno più colpito la tua sensibilità o la tua fantasia? Sì, i musicisti che mi hanno influenzato, di musicisti che mi hanno influenzato ce ne sono tantissimi. Diciamo che anche lì è una ricerca che si ferma più o meno al periodo iniziale, al periodo dell'approfondimento dello strumento, della curiosità di conoscere la sonorità dello strumento suonato da un maestro, diciamo così. Però ecco, poi pian piano, inevitabilmente, l'attenzione si sposta anche su altri strumenti, su altri linguaggi e altre forme musicali, e per me è stato importante anche, è fondamentale soprattutto, apprendere cose nuove da altri linguaggi e non dal proprio strumento. Con la Cosmic Band trae ispirazione dal lavoro di una figura come Sun Ra, spesso non adeguatamente considerato. Qual è lo spirito che vuoi reinterpretare? Quali sono gli spunti che ti hanno portato a questa esperienza? Quali sono gli elementi di questo progetto che è in trasformazione? Sì, ho voluto ricreare alcune sonorità che riguardano appunto una serie di registrazioni di Sun Ra, integrandole a un discorso attuale e moderno, per cui non è solo ed esclusivamente la figura di Sun Ra predominante su questo gruppo, ma sono un insieme di cose, tra cui anche la musica originale, la musica scritta da me e ideata da me, che caratterizzano questa band. Chiederti quale sia delle tue collaborazioni artistiche quella che ti ha segnato di più è un po' come chiederti quale dei i bambini vuoi più bene, ma posso chiederti quali sono quelle che ti hanno insegnato di più o che ti hanno messo di più alla prova? Beh, indubbiamente una collaborazione che per me, come dire, ha tracciato un solco nella mia carriera, che è iniziata sin dagli albori, quando avevo 20 anni, e la collaborazione con Enrico Rava, che per me non è stato solo un maestro musicale, ma è stato anche un maestro di vita, perché bisogna tener conto, insomma, che in un concerto o in un tour si passa tantissimo tempo insieme e non si parla solo di musica, ma si parla di tutto, ecco. E Enrico, essendo una persona colta, una persona che ha vissuto il mondo più di me, insomma, catturava tutta la mia attenzione nei momenti in cui venivano fuori discorsi sulla sua vita o sulle sue esperienze. Quindi diciamo che con lui mi sono formato. Ecco. Il jazz non è indulgente, richiede una fruizione attenta, partecipe dello spettatore. Tra le altre cose, tu sei attento alla qualità del suono che proponi. Cosa pensi del successo frequente di formule musicali più semplificate? Forse c'è una caduta di attenzione più generale. Ma penso che il tutto vada come dire, storicizzato. Ecco, ci troviamo in un periodo in cui la tecnologia continua a prendere sopravvento sulla nostra vita, e allo stesso tempo, ecco, la tecnologia prende il sopravvento anche sulla vita musicale di un musicista, perché attualmente, insomma,
credo di non conoscere musicisti che non abbiano un proprio studio o un minimo di attrezzatura per poter comporre musica o mettere sul piatto alcune idee attraverso appunto un computer, una scheda audio e dei suoni. Quindi ci troviamo in un momento in cui siamo circondati da tante sonorità e credo che sia un discorso più che altro legato alla propria personalità e alle proprie orecchie. Ecco, ci sono tanti suoni in giro, ci sono suoni che per me possono essere discutibili o ci sono dei suoni che per me possono essere adorabili, quindi penso che sia la scelta soggettiva del singolo che determini questo, se vogliamo, appiattimento, ecco, un po' musicale. Però appunto ritengo che tu non voglia che il tuo lavoro sia legato ad un genere, ce l'hai detto. Quali sono gli ingredienti musicali che ti attraggono di più in questo periodo? In questo periodo i generi che tengo più in considerazione sono sicuramente tutto ciò che riguarda il jazz spirituale, quel jazz che proviene dagli anni 70, soprattutto quella seconda parte degli anni 70 che per me è fondamentale nell'ascolto. Io attingo da quello, ma attingo anche da un sacco di sonorità elettroniche attuali, per cui il mio intento è quello di mescolare le varie sonorità con la speranza di tirar fuori un prodotto originale, nuovo e fresco e che sia facilmente riconoscibile. Grazie Gianluca. Prego.